Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare con voi dei segnaposti. Il tema sarà il mare. Ne ho fatto già uno, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ho utilizzato dei gessetti che ho fatto io, sono veramente tanto semplici da fare. Se volete un'idea su come farli, su dove prendere le formine, eccetera, potreste anche vedere il video che ho postato qualche giorno fa, in cui appunto faccio vedere come faccio questi gessetti. Il tema, come vi dicevo, sarà il mare, infatti questa è una conchiglia. Ho utilizzato del raso azzurro e bianco che richiama appunto il tema del mare stesso e ho creato appunto questa sorta di questo segnaposto, ecco, perché è un segnaposto vero e proprio. La mia intenzione adesso è quella di andare a fare un altro segnaposto, sempre utilizzando uno di questi gessetti, però con un metodo leggermente diverso, molto semplice comunque. Adesso vi faccio vedere un po' gli altri gessetti. Questo, che è un'altra conchiglia, un polpo, un'altra conchiglia ancora, una cozza, un crostaceo e quella che secondo me è una delle più belle, una stella marina. Ok, quindi questo lo posiamo e adesso vorrei provare a fare qualcosa con questa. Ok, quindi abbiamo bisogno di gessetti, di raso, di varie dimensioni e colori in base a quelli che preferite voi e di colla a caldo. Pongo il gessetto a testa in giù, taglio un pezzo di raso di questo grosso, all'incirca 25 centimetri, così 26, in modo che quando lo andiamo a dividere a metà sappiamo che 13 e 13, non dobbiamo cervellarci più di tanto. Quindi faccio la metà, lo piego in due così. Faccio una sorta di, eccolo qua, faccio una sorta di, come dire, mezzo giro, ecco, di un giretto, quindi crea una sorta di apertura. Devo sempre vedere però che sia a metà, sia fatta a metà questa apertura, che sia precisa. Ok, a questo punto vado sul gessetto e diciamo sulla parte superiore vado a stendere un po' di colla, non eccessivamente, e vado ad incollare il nastrino di raso. A questo punto mi serve un altro po' di colla per poter fare un altro, per poter incollare, diciamo, anche l'altra parte del nastrino, sempre ricordandomi di fare questo gioco, di lasciare un po' di spazio, insomma, tra un nastrino e l'altro. E vado a premere. Ok ragazze, questo è il risultato per il momento, ma non abbiamo ancora finito. La mia intenzione era quella appunto di creare al di sopra una sorta di gancetto, ecco, se così si può chiamare, al fine di poter anche appendere il segnaposto. Se magari uno volesse, siccome è profumato, quindi comunque magari sarebbe ideale anche in armadi, insomma, dove più ci pare. Continuiamo a fare dei fiocchi con il raso. A questo punto lo utilizziamo di altre dimensioni per giocare un po', per non dare troppo l'impressione che sia, diciamo, una cosa troppo grossa o magari troppo grezza. Quindi andiamo a giocare con altri tipi di nastrino, più piccoli rispetto a questo che abbiamo utilizzato e di colori diversi. In questo caso utilizzerò il bianco e l'azzurro. Quindi pongo di nuovo il gessetto a testa in giù e vado a creare questa sorta di fiocchi. Se posso darvi un consiglio? Quello che vi consiglio io è, nel momento in cui andate ad incollare sulla lunghezza questi fiocchi che poi andiamo a creare, non incollateli tutti nello stesso punto, almeno questo è il mio consiglio, perché non fareste altro che andare a creare un bozzo. Quindi pensate tanti nastrini uno sopra l'altro. Quindi nel momento in cui si va a girare il segnaposto e si mette sul tavolo, su una superficie piana, scusatemi, non avrà una, cioè non si terrà bene in equilibrio, ecco, questo vogliamo evitarlo, ecco.
un consiglio. Ok, quindi passiamo di nuovo al procedimento. Rigiro e vado a creare dei fiocchi con questo gessetto, scusatemi, con questo raso. In questo caso faccio così. Cioè non vado a creare dei fiocchi veri e propri, perché nel momento in cui li vado a chiudere mi rimane sempre il bozzo. Quindi non sono nemmeno fiocchi, non saprei dirvi cosa sono, però è veramente semplice da fare. Cioè, prendete un'estremità, la ripiegate, eccola qua, e la incollate qui. Quindi cominciamo con il bianco che va al di sopra. Teniamo premuto. Incollo anche l'altra parte, che giustamente devono essere entrambe incollate. E taglio. Vado a creare sempre un altro giro, un altro, diciamo, mezzo fiocco. Cerco di calcolare bene la dimensione in modo che siano uguali, quindi un lato e nell'altro, e vado a fare sempre lo stesso lavoro. Quindi vado ad incollare, vado a mettere la colla sul gessetto e poi vado a incollare il fiocchettino di raso. Tengo un po' premuto, faccio la stessa cosa con l'altra estremità. Ok, ragazzi, comincio a prendere forma. Continuo. Con colori diversi, in questo caso vorrei utilizzare l'azzurro. Potrei fare anche una cosa del genere, come quella che ho fatto adesso, cioè prendere per esempio un asino di 20 cm, arrivare alla metà, sovrapporli, così, e andare ad incollare il tutto. Quindi colla al centro e vado ad incollare le due estremità. Giustamente dovrò incollare anche l'altra parte, insomma. Vedete che bel gioco che sta avvenendo? E procedo, ragazzi, fino alla fine del gessetto. Adesso cercherò di fare abbastanza in fretta. Continuo sempre con lo stesso procedimento. Colla. Da una parte e dall'altra. Ok, comincia a prendere forma. Continuo quindi. E continuo questa volta e direi che quasi finisco con il bianco. Quindi questo già ce l'ho, che mi è avanzato da prima. Faccio un'altra, prendo la misura, quindi cerco di creare praticamente la stessa, di riprodurre la stessa. E vado avanti, ragazzi. Quindi colla.
Ovviamente quando vado giù cerco comunque di mantenere un po' la forma, mi spiego. Se il primo nastrino è posto verso l'alto, i secondi quando andranno a scendere, che seguono la forma, diciamo, del gessetto stesso, saranno, diciamo, pari. Ecco, sarà una linea così dritta. Nel momento in cui vado a scendere, come questo, vedete che anche il fiocco tende a scendere in modo da dare l'impressione che proprio circondi, ecco, la formina vera e propria. Quindi questo è il retro. Vado a fare l'ultimo giro con il bianco e poi direi che abbiamo finito. Cercando sempre di mantenere le stesse grandezze tra un fiocco, diciamo, e l'altro. Perfetto. Taglio, se ho filo in eccesso lo taglio. Ecco qua. Il gessetto è pronto. Com'è? Come sono? Spero che vi piacciono. Mi potreste poi anche dire quale tra i due preferite. A me piacciono entrambi. Forse è meglio questo che abbiamo fatto adesso. Non saprei. Comunque, spero di avervi dato una buona idea. Spero che il video vi sia piaciuto. E spero che vi cimentiate in questa impresa, magari di partecipare anche di partecipare e di fare anche qualcosa per. Di fare belle cose, diciamo, per il matrimonio, per le cerimonie, perché comunque vi sentirete poi anche partecipi della cerimonia vera e propria. Ok, ragazzi, spero che vi siate divertite. Grazie, alla prossima.